Chiuso il conteggio dei voti, è tempo di bilanci. Chi ha vinto e si è assicurato un posto in Parlamento esulta. Una grande soddisfazione, un grande consenso da parte degli elettori che hanno premiato sicuramente il nostro leader, il capitano Matteo Salvini, con il suo programma e il suo progetto per il nostro paese. Ed in Veneto il grande successo è dovuto sicuramente anche al nostro governatore Luca Zaia per il ben amministrare della cosa pubblica che si attua qua in Veneto. Un risultato eccezionale, siamo molto contenti di come è andata e siamo pronti ad andare a Roma per rivendicare quello che è il nostro cavallo di battaglia, che è l'autonomia. Anche il PD ragiona sulle percentuali. Beh, è chiaro che il dato della provincia di Belluno è leggermente migliore rispetto a quello che è il dato nazionale. Questo ovviamente è siamo felici insomma di questo risultato. È chiaro che la soddisfazione più grande è aver riportato in Parlamento il nostro deputato Roger De Menec, che era uno insomma dei primi grandi obiettivi che avevamo. Questo è invece il commento di Giancarlo Garna, candidato all'uninominale per la Camera con potere al popolo. Vogliamo ringraziare perché è stato un ottimo risultato, siamo soddisfatti, abbiamo realizzato l'1.01% in provincia di Belluno, che è il terzo risultato assoluto in Veneto per percentuale. Quindi direi che la base su cui costruire è buona ed è questo che noi vogliamo fare, solo l'inizio di un percorso. L'inizio di un percorso che vuole valorizzare il territorio, vuole lavorare sul territorio per il territorio, a cominciare dalla lotta contro l'elettrodotto aereo della Val Belluno. Intanto anche il presidente di Confindustria Belluno, Luca Barbini, fornisce la propria lettura. L'esito del voto in provincia conferma che le questioni locali non hanno inciso in modo significativo nell'orientamento degli elettori, osserva. Ai parlamentari bellunesi che risulteranno eletti chiediamo comunque un impegno concreto a favore del territorio, innanzitutto per garantire la sua competitività e, di riflesso, quelle delle aziende che qui operano. Questo è invece il commento di Federico D'Incà del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese. È un risultato storico. In questo modo potremo finalmente chiedere il mandato per formare un governo che possa risolvere i problemi del nostro Paese. In Veneto abbiamo raggiunto il 25%, un risultato che ci porta ad essere in alcune aree la prima forza politica e siamo consapevoli che nel Veneto e nel Bellunese abbiamo portato dentro le nostre liste persone della società civile che hanno competenza e capacità e noi vogliamo continuare su questa strada per far sì che vi sia sempre di più la maggiore partecipazione, la scelta e un cambiamento reale del bellunese e del Veneto.